Io non lo so se avete mai bevuto acqua e menta, ma questa addirittura è latte e menta. Questa è la mia cena e la mettiamo da qualche parte. Perché non so, forse succede anche a voi, ma quando vengo a casa da giocare a calcio, dopo la partita proprio non riesco ad aver fame. Questa è una grande fortuna, soprattutto perché sto cercando di buttare giù qualche chiletto e questo sicuramente fa al caso nostro. Bene ragazzi, come va? Come state? Secondo video di oggi perché... Diciamoci la verità, sono uscite un po' di notizie, io non ne ho parlato in questi giorni, una è ufficiale e quindi volevo assolutamente spendere due parole insieme a voi. Come avrete visto da pochi minuti la Juventus ha comunicato che Alvaro Morata sarà un attaccante della Juventus anche nella prossima stagione, è stato prolungato il prestito di un anno, lo sappiamo, le cifre erano assolutamente vantaggiose, la notizia tra l'altro era nell'aria, l'avevamo data qualche tempo fa. Si aspettava appunto soltanto la firma e l'ufficialità, che è arrivata. Quindi, abbiamo risolto uno dei primi rebus legati all'attacco. E per continuare su questa falsa riga, vi invito a scaricare OneFootball, il link è sempre qui sotto in descrizione, anche perché siamo alla vigilia della partita che andrà a disputarsi domani sera, Italia-Svizzera, sarà molto importante per il nostro girone e ci saranno notizie anche di calciomercato, proprio come queste che stiamo dando in questo momento. Quindi scaricate OneFootball in maniera gratuita e come al solito se volete contribuire un mi piace a questo video che anche questo non vi costa niente. Allora ragazzi, tra l'altro oggi abbiamo fatto il video su Ronaldo, mi dispiace perché in tanti non hanno recepito il messaggio, forse non hanno nemmeno ascoltato probabilmente quello che dicevo nel video, io... Non ho criticato Cristiano Ronaldo sotto il profilo sportivo e mi dispiace perché le persone non riescono mai a essere coerenti fino in fondo con loro stesse. Io anche nelle pagelle tante volte sono stato criticato perché continuavo a dire ci serve Cristiano Ronaldo, questo è Cristiano Ronaldo, noi abbiamo bisogno di Cristiano Ronaldo e anche nel video stesso dico che è follia pensare a una Juventus senza Cristiano Ronaldo. Chi mi dice che Ronaldo è un problema per la Juve, secondo me non ha la visione completa di quella che è la realtà, però la sua opinione la rispetto. Però venirmi a dire che io sto cercando di creare una campagna contro Cristiano Ronaldo e sto cercando di giustificare la cessione di Ronaldo a discapito poi di un acquisto, che ne so, di Dzeko, di Icardi, perché ho letto anche questi commenti qua, non ci sto, non ci sto, mi dispiace. Cristiano Ronaldo ha segnato una doppietta, tra l'altro ero appena arrivato allo stadio a giocare a calcio, scendo dalla macchina, guardo il telefono 0-0, ho detto ok, magari pareggiano, mancano 10 minuti. Entro allo stadio, due chiacchiere con gli amici mi dicono: hai visto? 3-0 il Portogallo, doppietta di Ronaldo. E io come? In che senso? Quando li ha fatti? In questi ultimi 2 minuti. Quindi c'è questo rebus legato all'attacco e oggi il primo tassello del mosaico, anche del domino, se vogliamo, va a incastrarsi. Quindi Alvaro Morata è ufficialmente il primo attaccante della Juventus di Allegri il ritorno. Sembra un film e invece è soltanto la nostra prossima stagione. E poi Dybala e Ronaldo, l'ho detto anche oggi, probabilmente soltanto uno dei due sarà ancora all'interno della rosa l'anno prossimo. Io faccio anche un po' fatica a dire chi spero, perché se guardo il discorso sportivo spero Ronaldo, perché lo considero più forte di Dybala. Se guardo un discorso coerente con quella che è la politica societaria e anche lo status economico in questo momento della Juventus, spero in Dybala. Spero sempre il miracolo di trattenerli entrambi e raggiungerne un terzo. Ecco, però sappiamo bene che è abbastanza complicato in questo momento. Quindi vedremo e spero delle due di non venderli entrambi, perché c'è anche questa opzione. E ve l'ho già detto tante volte, sono preoccupato che possa addirittura succedere tutto ciò. Ma lasciamo da parte l'attacco, in questo momento concentriamoci sul centrocampo. Perché ieri sera ne abbiamo parlato anche insieme a Romeo Agresti, insieme a Colpo Gobbo, vi ho messo anche uno screen della live che abbiamo fatto ieri sera nel video di oggi. E abbiamo parlato del centrocampo. Romeo ci ha confermato una cosa. Locatelli è in pole position, per citarlo proprio, per il centrocampo. È il nome numero uno. Ce l'avevano già detto, ce l'ha confermato Romeo, e quindi questa cosa è un fatto, che non significa che Locatelli sarà l'acquisto a centrocampo della Juventus, che non significa che sarà l'unico, che non significa che arriverà effettivamente. Significa che la Juventus è molto interessata a Locatelli e ci sarà da parlare col Sassuolo, perché ovviamente lo sappiamo, il Sassuolo, come già ribadito mille volte, vorrebbe aspettare la fine dell'Europeo, e anche qua non significa che effettivamente aspetterà la fine dell'Europeo, non significa nemmeno che lo darà a noi, quindi le porte sono tutte aperte, però... In questo momento dovessimo costruire una realtà prossima nel futuro, Locatelli alla Juventus, sì, dopo l'Europeo se ne parlerà e si proverà a incastrare qualcosa sotto il profilo di contropartite tecniche, che non sarà Rovella, l'abbiamo detto anche ieri sera per un discorso legato ai costi dell'ingaggio del centrocampista a gennaio,
è stata fatta una super plusvalenza e quindi probabilmente rimarrà fuori da questo discorso perché il cartellone di Rovella veramente è super super valutato e si darà più che altro in prestito secco, poi magari il Sassuolo è interessato ad averlo in prestito secco e si potrà ragionare anche su questa cosa qua. Tra l'altro, ieri sera, sempre per il centrocampo, Di Marzio ci ha fatto una trollata. Noi eravamo in diretta quando, prima della pubblicità, annunciano col pallone da basket l'indizio, no? Tutti a pensare a Pogba, 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 Pogba. E poi dice: c'è un centrocampista francese per la Juventus. E tutti a pensare a Pogba, Pogba, Pogba. Inizia la trasmissione e dicono che invece è Tolisso. Centrocampista della Francia che avevano già seguito qualche anno fa, poi se n'è andato al Bayern, dal Lione al Bayern. C'eravamo anche abbastanza rimasti male perché lo immaginavamo già nella Juventus del futuro. 4 anni fa era anche un signor colpo da andare a fare perché era molto giovane, adesso non è vecchissimo, io gli davo molti più anni, invece è poco sopra i 25, tra i 26 e i 27. L'unico dubbio è il crociato e il menisco, vabbè, ma il menisco è un infortunio un po' meno grave, ma il crociato esterno se l'è fatto nella prima, anzi no, nella seconda stagione al Bayern Monaco, proprio l'anno dopo l'acquisto dal Lione, e bene o male non è mai stato un titolarissimo nel Bayern. Diciamo che una media intorno alle 25 partite all'anno in 4 anni a Monaco di Baviera. Ora potrebbe essere in uscita, sta cercando una nuova sistemazione. Noi sicuramente abbiamo bisogno di guardare altri nomi. Io sinceramente non lo conosco bene, non ho idea di che caratteristiche abbia. Non so se è un centrocampista di impostazione, penso che sia più un centrocampista di rottura, un mediano da centrocampo a due, che potrebbe eventualmente giocare come mezzala. Però questa è la mia ricostruzione, io veramente l'ho seguito pochissimo il ragazzo, quindi voglio sapere anche da voi qui sotto nei commenti che giocatore è, poi magari nelle prossime live andremo anche a dare un'occhiata alle sue caratteristiche tecniche, guarderemo un po' di video che lo ritraggono in prima persona per darci almeno l'idea, ovviamente non capire quanto è forte, ma capire di che tipo di centrocampista stiamo parlando. Quindi c'è questa opportunità legata a Tolisso, ok? In uscita da Bayern Monaco. E invece reparto difensivo. C'è da segnalare la potenziale, che anche qua non significa che andrà via, ma potenziale uscita di Demiral. Perché Demiral non sarebbe contrario alla cessione, perché la Juventus non sarebbe contrario alla cessione, perché l'Atalanta potrebbe essere interessata e perché sostanzialmente Demiral è uno dei giocatori che ha tanto mercato nella rosa della Juventus, il che si traduce in soldi freschi da reinvestire sul mercato o con cui andare ad appiattire alcune operazioni che magari in questo momento sono complicate, come eventualmente pagare davvero un anno di stipendio a Ronaldo. Non dimentichiamoci che sono 60 milioni che devi dargli di stipendio e quindi da qualche parte devi tirar fuori. È inutile che ci stiamo a ragionare. Quindi occhio perché Demiral potrebbe essere un nome caldo per l'uscita, no? Aggiungo che la Juventus probabilmente non avrà bisogno, probabilmente, di effettuare le famose 100 milioni di plusvalenze entro il 31 di giugno. Il calciomercato ovviamente inizia il 1° di luglio, tutti gli anni noi ci siamo ritrovati qua ad osservare degli incastri di mercato con altre società, degli scambi, anche un po' così a volte, come per esempio Pellegrini Spinazzola, come Cancelo Danilo, che in un primo momento ci facevano un po' storcere il naso e forse anche col senno di poi, perché Danilo si è confermato un buon giocatore, ma Cancelo sappiamo è più giovane, è tutta un'altra roba, però aveva bisogno di denaro fresco in quel momento storico. E Spinazzola Pellegrini, operazione incomprensibile, ad oggi incomprensibile, perché su Pellegrini non ci si sta credendo, nemmeno dandogli un'opportunità, nessuno gli chiede la titolare, ma un anno all'ombra della Mole come potenziale riserva, soprattutto in un ruolo nel quale siamo stati scoperti 2 anni, io credo che fosse sacrosanto, ma se la Juventus ha deciso così, probabilmente un motivo ci sarà e un giorno ce lo spiegheranno, ecco. Quindi non dovrebbe esserci questa necessità in quest'annata, perché probabilmente ci sarà un aumento di capitale che andrà a coprire questa parte qua. La Juventus sappiamo non essere particolarmente fortunata ambito economico, soprattutto post-Covid, qui qualcosina andrà aggiustato. E concludiamo con un'altra ufficialità, perché oggi finalmente ne abbiamo avuto la conferma. La Juventus parteciperà alla prossima edizione della Champions League, quindi so che bisognerebbe brindare con la birra, ma come dice Ronaldo, non bevete la Coca-Cola, bevete l'acqua. E vi dico, non bevete gli alcolici, bevete latte e menta. Non sono particolarmente credibile in questa veste. Una birra potete farvela tranquillamente, anche perché è estate. E domani sera sicuramente durante la partita 1-2 me le butto giù, così nel post partita sono carico e le sparerò ancora più grosse. Sarete contenti di vedermi dopo 2 birre in corpo. Niente ragazzi, volevo soltanto darvi la buonanotte in questo modo.
facendo un recap di tante operazioni di mercato che in questi giorni sono venute fuori, magari sono anche passate un po' sotto piano, sotto traccia, era giusto prenderle e buttarle tutte dentro un video, anche abbastanza corto rispetto ai miei standard. Quindi dai, sono stato bravo.